Miracolosamente siamo ancora qui a gente che non è lei. In molti ci hanno chiesto perché non invitate qualcuno che veramente sia lui. Ebbene, qui con noi abbiamo qualcuno che è proprio lui. Signori, ecco a voi Superman. Buonasera Sbragdi. Ma come mai nessuno applaude? Forse sarebbe meglio presentarmi col mio alter ego. Dici? Ecco a voi Clark Kent. Ecco, visto? Ma come mai Clark è più amato di Superman? Ormai tutti diffidano dei supereroi, della gente speciale con poteri o talenti superiori alla media. Clark è un debole, un sempliciotto, un pavido e anche un po' stupido essere umano e la gente si identifica in lui. Che strano però. Un tempo eri tu l'eroe. Invece adesso è Clark. Gli è bastato essere coinvolto in un piccolo scandalo sessuale, partecipare ad un reality show ed è diventato popolarissimo. E tu ora che fai? Non so. Io, quando ce n'è bisogno non mi tiro indietro nel salvare il mondo. Ma è Clark che detta le regole ed il ruolo di Superman diventa sempre più marginale. Ma ho sentito che tra poco uscirà un nuovo film di Superman. È un'altra idea di Clark per incassare i diritti e vendere qualche gadget. Ma tu non puoi ribellarti a questa situazione? E come faccio? Va sempre in giro con la criptonite nelle tasche. Quindi è finita per Superman? Direi di sì. La mediocrità di Clark Kent era l'unico potere che poteva sconfiggere l'uomo d'acciaio.